a tutti, amici di Doppia Frizione. Oggi sono qui per parlarvi della mia nuova auto. Come qualcuno di voi ha potuto vedere nel video presentazione dove ho fatto vedere la macchina, avevo detto anche che avrei fatto un video apposta per tutti i casini che sono successi su sta macchina. Comunque, per chi non lo sapesse, io ho comprato un 106 Rally 1600, 16 valvole, benzina, eccetera eccetera, che affettuosamente ho chiamato Tina. Come vi dicevo, la storia di Tina è complicata. L'idea di prendere una macchina sportiva mi è venuta all'Automoto Racing, sì, del 2017. Allora mi sono rifugiato su internet, questo mondo infinito di possibilità, dove ho trovato Tina. Adesso non ho una foto dell'annuncio, comunque era tutto perfetto l'annuncio, cioè era proprio pulito, nel senso che non c'erano spam, non c'era niente, c'era solo le qualità della macchina, eccetera. Quindi ho detto, vabbè, chiamiamo il proprietario e chiediamo quanto costa, perché lì c'era scritto prezzo da definire, cose del genere. Il motore era 10.900 km e io ho detto, non mi fido molto dei 10.900 km che ci sono scritti qua, però comunque ci proviamo. Vabbè, lo chiamo, vado lì, era a Torino, sono andato a vederlo dopo lavoro, cioè io ero in after quando sono andato a vederlo, per farvi capire. Arrivo là, bella, blu, perfetta, proprio carrozzeria che luccicava appena sono arrivato. Interni perfetti, tirato sul motore, controllato l'olio, controllato le pastiglie, pastiglie dei dischi, ho controllato le gomme che erano un po' lisce, però vabbè, ci può anche stare. Lì mi sono subito innamorato di questa macchina e gli ho dato subito un acconto. Dopo un mese gli do i soldi, tutti i soldi cash, perché mi doveva arrivare lo stipendio, e mi fa guarda, vieni a prendere. Ovviamente in after di nuovo, era tipo gennaio o febbraio, quindi faceva ancora freddo. Oh, ma l'hai fatta la revisione alla macchina? No, Francesca, dovevi fare tu la revisione alla macchina. Io ero lì, dico, qualcuno ha fatto la revisione alla macchina, perché me la vorrei portare via all'istante, visto che vi ha portato i soldi. Niente, la revisione della macchina non l'avevano fatta. No. Il problema è che quella macchina ha un cristo di tubo della stufa al posto dello scarico. E quindi siamo andati per Torino, in mezzo a Torino, con quella macchina che faceva un bordello assurdo. E nessuno che voleva revisionare. Allora mi fanno, va bene, ti portiamo a casa noi e ti diciamo quando venire a prendere di nuovo. Intanto ti ridiamo i soldi, perché non è inutile darceli e poi alla fine non te la prendi. Ho detto va bene. Un mese dopo, più o meno verso febbraio, sempre quei mesi lì, no? Erano dei giorni strani in cui tipo per 5-6 giorni ha fatto meno 10, meno 12. Allora mi dicono di andare a prendere, io tutto casato, ok, vado a prenderla. Arrivo lì alle 8 che c'era una prena che mi sono congelati anche i capelli. Faccio che accendere, parte, dopo 5 secondi tirato giù una scoppiettata e si è spento il motore. Basta, da lì non l'ho più accesa. Allora cerchiamo il problema, io e quei due ragazzi, vediamo, le candele sono a posto. Giriamo un po' la macchina, controlliamo se magari perde olio. Non perdeva olio, benzina non perdeva benzina e ne aveva. E poi non so perché, io non l'ho controllato, perché chi mai può dire una cosa del genere? Cioè, chi mai potrebbe fare una cosa del genere? Non hanno messo l'antigelo. E con il meno 10 che è andato giù, c'era il ghiaccio a limite del rabbocco del radiatore. Dentro questa busta c'è il nome di chi ha vinto l'Oscar al meccanico di merda, più di merda che di merda non si può. E l'Oscar lo vince
Un minchione di Torino! Se me lo dicevano, prima di scendere andavo a prendere una bottiglia di antigelo. E tipo mi dicevano, ah, guarda che la macchina gli manca l'antigelo, no? Facevo minchia scialla, vado a prendere io 5 euro dalla Tamori che c'ho sotto casa, te lo vengo a mettere, no? No, no. 5 euro costa, sono andato a vedere tipo un mese fa, una roba del genere. 5 euro. Vabbè, comunque la macchina non partiva perché ovviamente c'era il motore congelato, mannaggia loro. E cosa ho fatto? Ho detto, vabbè, io qui non la lascio perché ho via dato i soldi. Mi chiamano un caro attrezzi, gli faccio, almeno me lo pagate. E ora mi fanno, va bene, te lo paghiamo. Sono tornato a casa e qui inizia la parte bella, diciamo, la resurrezione della macchina, perché sono andato dall'autofficina Landoni, che so che girano molto con i rally, eccetera. E questi ragazzi dell'officina mi fanno, guarda, dobbiamo cambiare motore perché si sono piegati due valvole, e in più per fare la distribuzione non mi avevano chiuso i dadi della distribuzione. C'era la distribuzione che si muoveva. Vi dico solo quello, probabilmente vi avrò messo un video ora. Un meccanico? Vai. L'alto attesino di Torino, nonché meccatronico, devono ricordarsi di chiudere i bulloni. Piegato todos. Vabbè, comunque Andrea, Enrico e Riccardo si sono messi di buona e hanno tirato giù il motore, ovviamente anche il cambio, ovviamente abbiamo cambiato frizione. E mi fanno, va bene, ne abbiamo trovato uno, lo mettiamo su, gli faccio scialla, va benissimo. Abbiamo messo sul motore tranquillamente. E poi l'abbiamo accesa. Partiva che era una meraviglia quella macchina, era proprio un orologio svizzero da quanto andava bene quella macchina. Più o meno ci hanno messo una settimana di tempo per finire la macchina. E adesso è perfetta. Ci sono ancora qualche ritocchino da fare, ma qua e là proprio una sciocchezza, tipo l'impianto elettrico che non funziona al cruscotto adesso, non so perché. Perché da quanto ho capito tutte le 106 rally o i Peugeot dell'epoca, adesso non lo so, hanno sto problema che il cruscotto dopo certi chilometri indefiniti non funzioni più. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ho dovuto fare un po' di tagli in questo video, sennò sarebbe venuta una roba indecifrabile di minuti. E spero anche che di fare tanti video continua. E soprattutto spero di divertirmi, perché è quello che conta alla fine. E ci vediamo a un prossimo video.